No, ma io non... Buongiorno per chi è entrato adesso nella sessione webinar. Per organizzare il nostro timing aspetteremo 5 minuti per dare possibilità a tutti di entrare nella sessione. Grazie. Chiedo ai miei colleghi online dell'organizzazione di segnalarmi in caso di chat da parte dei partecipanti eventuali malfunzioni o domande nel momento che io ho aperto la presentazione. Siamo per iniziare, mancano 3 minuti alle 11.35, quindi direi anche per i colleghi che sono entrati nella sessione di darci appunto il timing delle 11.35 per iniziare.
Io direi di aspettare un minuto ancora e poi iniziamo la sessione. Buongiorno a tutti, io direi di iniziare la sessione di REMTEC ringraziando chiaramente il Comitato Scientifico di Nezia che ci ha dato la disponibilità di sperimentarci in questa sessione. Il tema è un tema molto importante ed è tema relativo alla gestione delle acque di cantiere nelle grandi opere infrastrutturali. Il timing e le presentazioni della sessione sono relative a tutti gli attori che partecipano in prima linea nel progetto e nel processo di progettazione, di gestione in corso d'opera e di approvazione e controllo di quello che è la gestione delle acque di cantiere nelle grandi opere infrastrutturali. Ad iniziare la giornata sarà Italferr, per la quale anch'io lavoro, e inizieremo proprio con il tema della progettazione delle grandi opere infrastrutturali relative al cantiere e al territorio. A seguire presenterà il tema la società Ambiente SPA, che ringrazio diciamo, per averci anche ospitato on air in questa sessione e che è diciamo, una società che ci supporta attivamente in tutti i processi di progettazione e quindi ci illustrerà quelli che sono gli strumenti innovativi a supporto del tema di controllo e di progettazione delle acque nell'ambito delle opere infrastrutturali. A seguire, e ringrazio anche i colleghi di ARPA Toscana, un focus relativo a tutto quello che è l'aspetto normativo relativo alla gestione delle acque di cantiere e vedremo che l'aspetto normativo ha un carattere prevalentemente locale, per cui grande importanza riveste il ruolo di ARPA e il ruolo delle regioni nell'ambito della progettazione e del controllo della gestione delle acque di cantieri, più in generale della gestione delle acque all'interno delle opere infrastrutturali. Io direi, se non ci sono particolari problemi, di iniziare con la prima presentazione. Chiedo a tutti i partecipanti di scrivere le domande, specificando la società al quale verranno indirizzate le domande, e le domande verranno tutte compatibilmente chiaramente con i tempi del webinar, troveranno riscontro alla fine della sessione. Chiedo anche gentilmente a tutti i colleghi della presentazione di rispettare il timing. Ora io passerei la parola a Italferr, in particolare all'ingegner Puzzu e all'ingegner Marina Filippone, che lavorano nel settore
istruttore di geologia dell'ambiente e del territorio nell'ambito della progettazione e della gestione delle terre e degli aspetti ambientali dei cantieri. Grazie, buon proseguimento. Marina, perfetto. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Marina Filippone. Diciamo, io volevo prima di tutto raccontarvi un po' chi siamo e che cosa facciamo. Italfer è la società di ingegneria del gruppo delle Ferrovie dello Stato e si occupa prevalentemente di progettazione, progetti che poi vengono posti a base di gara. Diciamo sono per lo più gare di appalto integrato. Si occupa altresì di verificare e validare la progettazione, ma ci occupiamo anche della direzione, della supervisione dei lavori e quindi di tutti i rapporti con gli enti, sia locali che nazionali. Quali sono gli obiettivi strategici delle nostre attività? Ovviamente ottimizzare i costi dell'appalto perché i costi, diciamo, possono comportare la fattibilità o meno di un'opera, favorire il riutilizzo delle risorse e soprattutto delle terre rocce da scavo, perché trattandosi di grandi opere infrastrutturali parliamo di grossi volumi di materiali da gestire. Ovviamente, ridurre in generale gli impatti ambientali generati dalle opere, sia in fase di esercizio che in fase di cantierizzazione, e promuovere anche con l'occasione la riqualifica di eventuali territori degradati con cui interferiamo, quindi per esempio interventi di bonifica piuttosto che riqualificazione di cave dismesse. E poi infine, appunto, diciamo uno sguardo particolare, un'attenzione particolare a quello che è l'inserimento dell'opera e anche dei cantieri, quindi dell'opera anche in fase in corso d'opera. Per quanto riguarda le grandi opere infrastrutturali, queste sono costituite di diverse tipologie, di opere, quindi abbiamo sia opere lineari, quali per esempio rilevati, trincee, sia opere puntuali come gallerie, viadotti, altre opere d'arte, fino ai siti di approvvigionamento e di deposito dei materiali. In questa slide abbiamo cercato un po' di sintetizzare quelli che sono gli studi, le analisi che facciamo diciamo, per quanto riguarda la progettazione. Visto lo scopo di questo intervento, ci focalizzeremo sul progetto ambientale della cantierizzazione, sul piano di utilizzo delle terre e sul progetto di monitoraggio ambientale. Durante tutto il nostro ciclo di attività, un'attenzione particolare viene posta ai temi quali la sicurezza e l'ambiente. Quindi, per quanto riguarda invece il corso d'opera, diciamo, Italfer segue un po' tutte le fasi, quindi dall'affidamento delle prestazioni fino alla fase di ultimazione, dei lavori. Un'attenzione particolare è posta alle quelle che sono le passività ambientali prima della messa in possesso delle aree, così come delle criticità ambientali che eventualmente vengono riscontrate durante le indagini ambientali o comunque durante le indagini preliminari. Per fare un esempio, appunto, quando vengono riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati. Un'altra attività, diciamo, di cui si occupa Italfer nel corso di opera è diciamo, la verifica dell'implementazione del sistema di gestione ambientale da parte dell'appaltatore, del general contractor o del contraente generale. Poi c'è tutta la parte che riguarda appunto la verifica da parte dell'attività dell'appaltatore, quindi la verifica del rispetto sia delle prescrizioni contrattuali, del progetto esecutivo e eventuali altre prescrizioni impartite dagli enti e no, ovviamente delle norme vigenti.
Nel corso d'opera, diciamo, Italfer si occupa anche della risoluzione delle problematiche ambientali, che quindi non vengono demandate esclusivamente all'appaltatore, ma abbiamo un ruolo attivo in questa attività, e infine del monitoraggio ambientale. Il progetto dei cantieri noi lo definiamo un progetto nel progetto, perché trattandosi di grandi opere infrastrutturali, ovviamente parliamo di opere che diciamo di lavori che incidono molto sul territorio. Quando si affronta il progetto di una grande opera infrastrutturale lineare, si attraversano diversi territori, diversi comuni e anche territori con diverse sensibilità ambientali, aree urbane, aree agricole e quant'altro. Quindi diciamo, lo definiamo un progetto nel progetto. Il sistema di cantierizzazione tipico di Italfer è composto di diverse tipologie di cantieri, quindi dai cantieri base, aree tecniche, ci sono le aree di lavoro magari agli imbocchi delle gallerie e quant'altro. E soprattutto, diciamo, per quello che riguarda proprio chi vi sta parlando, le aree di stoccaggio e deposito temporaneo delle terre. Ovviamente la funzionalità dei cantieri, l'operatività dei cantieri, l'esigenza delle imprese deve coniugarsi con l'inserimento ambientale dei cantieri nel territorio. Da questo punto di vista il progetto della cantierizzazione, diciamo, si basa su alcuni criteri che sono tanto criteri localizzativi ma anche dimensionali e temporali. I criteri localizzativi ovviamente hanno lo scopo di inserire i cantieri nei territori magari che hanno un valore ambientale antropico più scarso, oppure nelle aree che hanno una distanza maggiore dai ricettori sensibili o magari che sono meno densamente abitate. Nello stesso tempo però appunto bisogna garantire la funzionalità dei cantieri, quindi per esempio è fondamentale la vicinanza agli assi viari principali. Dal punto di vista invece dimensionale e temporale, ovviamente bisogna tener conto del contenimento del consumo di suolo, soprattutto quando siamo in aree magari agricole o aree urbane, e quindi per ridurre l'interferenza con gli stakeholders locali. È importante ovviamente anche la riduzione della durata dei lavori, perché parlando di grandi opere parliamo anche di cantieri operativi per diversi anni. Il progetto della cantierizzazione poi riguarda anche, diciamo, i sistemi di misurazione e controllo degli aspetti ambientali, che vanno dal monitoraggio ambientale all'implementazione di procedure e criteri di conduzione operativa dei cantieri, appunto per cercare di misurare ma anche di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali. Come abbiamo detto prima, c'è anche un altro tema importante, l'ottimizzazione delle risorse, sia per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, sia per quanto riguarda la riqualificazione degli ambiti degradati, il bilancio energetico e la sostenibilità dei cantieri in generale. In questa slide volevamo darvi un po' qualche numero per, diciamo, darvi un po' la sensibilità di che cosa significa un cantiere di una grande opera infrastrutturale. L'esempio che abbiamo riportato è quello dell'alta velocità Napoli-Bari e precisamente della tratta Cancello Frasso. Si tratta di una tratta di ferroviaria di circa 20 chilometri, per la realizzazione della quale sono stati progettati ben 30 cantieri. Questo progetto ha visto l'implementazione di una serie di interventi di mitigazione di cantieri che hanno un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Il monitoraggio ambientale da solo, diciamo, ha un costo che si aggira intorno ai 2,8 milioni di euro, e le lavorazioni avranno una durata di circa 5 anni. Volevo attirare la vostra attenzione sull'immagine in alto a destra. Come potete vedere, in questo caso uno dei cantieri, precisamente un cantiere base, è localizzato vicino all'acquedotto Carolino, quindi diciamo sono state implementate una serie di opere di mitigazione, soprattutto di interventi a verde, proprio per mitigare, diciamo, la presenza del cantiere nella prossimità di un'opera, diciamo, di un acquedotto romano di un certo prestigio.
Passiamo invece adesso al progetto ambientale della cantierizzazione. Il progetto ambientale della cantierizzazione è un progetto nel quale appunto è un elaborato in cui vengono analizzati gli impatti sull'ambiente, sul territorio, della fase del corso d'opera, insomma. Vengono analizzati tutti i diversi aspetti ambientali, ovviamente anche le acque che poi saranno oggetto appunto degli interventi successivi. Gli aspetti ambientali della fase costruttiva, quindi diciamo il progetto ambientale della cantierizzazione è un po' un'integrazione a quello che è lo studio di impatto ambientale. Vengono fatte delle simulazioni modellistiche, in particolare per la componente aria e rumore, per valutare, prevedere i possibili effetti negativi delle attività di cantiere sul territorio, e ovviamente tutto questo ha lo scopo principale di dimensionare gli interventi di mitigazione e quindi poi di individuare le procedure operative più corrette per mitigare gli impatti ambientali. Le opere di mitigazione di cui parliamo sono appunto le barriere antirumore, sia quelle fisse, cioè quelle che vengono installate lungo il perimetro delle aree di cantiere, sia quelle mobili, ovvero quelle sul fronte di avanzamento lavori. Poi ovviamente ci sono degli interventi che riguardano le sorgenti, quindi magari generatori elettrici silenziati e quant'altro. E infine la bagnatura e la spazzolatura per minimizzare l'emissione di polveri durante le lavorazioni. Anche qui abbiamo voluto darvi un numero. Quindi diciamo che nella media su una tratta di 25 chilometri in un territorio urbanizzato le opere di mitigazione hanno un costo di circa 4 milioni di euro. Il piano di utilizzo delle terre rocce da scavo si prefigge soprattutto di incrementare il riutilizzo delle terre sia nell'ambito del progetto sia eventualmente per interventi esterni all'appalto, proprio per ridurre le quantità da smaltire. Italfer, sia il proponente del PUT che diciamo il progettista, quindi ci occupiamo anche di tutte quelle che sono le indagini ambientali preliminari, ma anche degli studi sperimentali, basta pensare per esempio agli scavi di terre additivate. L'attività di Italfer per quanto riguarda il piano di utilizzo prosegue anche durante la direzione lavori, proprio perché Italfer e diciamo in generale il gruppo Ferrovie dello Stato rimangono il proponente del piano di utilizzo. Poi ovviamente c'è l'aspetto del monitoraggio, perché comunque ci sono dei monitoraggi peculiari proprio legati alla gestione delle terre rocce da scavo. Il piano di utilizzo, diciamo, ha una serie presuppone una serie di attività, quindi l'individuazione delle VBS di produzione, la descrizione delle tecniche di scavo, abbiamo detto le indagini ambientali preliminari, ovviamente un bilancio dei materiali. Importante il sistema di cantierizzazione, perché nel piano di utilizzo bisogna individuare, proprio per lo richiede la normativa, sia i siti di deposito intermedio, sia i siti di deposito finali delle terre gestite in qualità di sottoprodotti. Poi un capitolo diciamo è dedicato alla descrizione dei trattamenti di normale pratica industriale, così come alla descrizione delle modalità di gestione e all'individuazione dei siti di conferimento. E ovviamente Italfer si occupa anche della parte economica, quindi anche di definire e stimare gli oneri connessi all'attività della gestione delle terre rocce da scavo. In questa slide invece abbiamo provato a raffigurare quello che è il processo della redazione di un piano di utilizzo delle terre rocce da scavo, diciamo volevamo giocare come con il gioco dell'oca. Quindi abbiamo una partenza, abbiamo un via, ma la strada è piena di imprevisti e quindi qualche volta purtroppo ci tocca fare qualche passo indietro e non in avanti, insomma.
diciamo, l'ultimo, insomma, un altro elaborato, un'altra attività che svolge ITALFER per quanto riguarda la gestione degli impatti nel cantiere e quindi anche delle acque, è il progetto di monitoraggio ambientale. Il progetto di monitoraggio ambientale, diciamo, lo sappiamo un po' tutti, ha sia lo scopo di valutare, di esaminare le variazioni che intervengono nell'ambiente durante il corso d'opera, sia di verificare l'efficacia delle opere di mitigazione che sono state messe, che sono state previste. Quindi ovviamente il progetto di monitoraggio vede come una delle componenti principali proprio le acque superficiali e acque sotterranee. Anche qui, per darvi un numero, su 25 chilometri di progetto il costo del monitoraggio ambientale si aggira intorno ai 5 milioni. Quindi, diciamo, come detto prima, si parla di grossi numeri. Adesso cederei la linea a Daniela, la mia collega. Grazie a tutti. Buongiorno Buongiorno a tutti. Allora, quindi veniamo un po' più nel dettaglio, proprio nello specifico al tema della giornata di oggi, quindi perché le acque di cantiere è connesso ovviamente alle grandi opere infrastrutturali. E un po' l'abbiamo detto anche in premessa, le acque di cantiere è una tematica che ad oggi, almeno noi come Italfer, non avevamo mai affrontato anche nel corso delle precedenti edizioni di Remtec. Quindi comunque era un tema che è molto importante, insomma, innanzitutto perché appunto lo scenario normativo, che poi vedremo meglio nei prossimi interventi, è uno scenario normativo ancora non perfettamente delineato, comunque che si porta dietro un approccio diversificato sul territorio. Quindi di conseguenza anche la progettazione connessa a tale tematica è una progettazione che deve per forza affrontare dei temi sito-specifici. Quindi redigere un progetto infrastrutturale a Nord Italia necessariamente si porta a una progettazione diversa rispetto ad esempio a un progetto eseguito insomma, in Sicilia. Dopodiché è una tematica che si porta dietro anche diverse prescrizioni, un'attenzione diciamo, da parte degli enti, non solo degli enti di controllo, poi vedremo dopo l'intervento di ARPA, ma anche degli enti proprio che concorrono al processo di approvazione del progetto. Quindi anche tutta la parte prescrittiva ovviamente comporta un'attenzione particolare sul tema. Inoltre le acque vanno viste come un elemento sensibile, non solo come diciamo, risorsa naturale o come acqua proprio di cantiere, acqua di lavorazione, ma un tema sensibile perché si porta dietro anche tutta la tematica appunto della bonifica dei siti inquinati, se parliamo di acque sotterranee, così come è molto facile entrare e passare poi al campo della sicurezza dei lavoratori. Acque di cantiere perché l'abbiamo chiamato acque di cantiere, ma in effetti abbiamo visto come il cantiere di una grande opera infrastrutturale significhi un progetto che dura nel tempo, lavorazioni molto rilevanti e importanti. Pertanto, come acque di cantiere non dobbiamo intendere solamente le acque che vengono intercettate durante le lavorazioni o proprio nelle aree di cantiere, come i cantieri operativi, le aree di stoccaggio, ma in generale tutte le acque che possono essere prodotte dalle lavorazioni, quindi cantiere inteso come più in generale tutta la fase di costruzione dell'opera. Quindi acque di drenaggio, di intercettazione delle gallerie, piuttosto che acque di aggottamento, acque superficiali, ad esempio se abbiamo, non so, una realizzazione di un viadotto, quindi anche un'intercettazione, insomma, opere in alveo, acque di dilavamento, appunto, magari per tutto ciò che riguarda i siti di deposito delle terre o i rifiuti, insomma, quindi più che altro connesse alle attività di stoccaggio dei materiali, acque di lavorazione vera e propria, appunto, proprio delle attività che si fanno all'interno invece delle aree di cantiere e poi appunto acque contaminate e acque reflecibili, poi vedremo meglio negli interventi successivi questa distinzione. E qualche esempio, qui abbiamo voluto veramente riportare giusto due o tre immagini di tre cantieri molto importanti per i quali Italfer insomma, ha seguito la direzione lavori o supervisione lavori, perché si tratta sia di appalti integrati che appalti da General Contractor, quindi abbiamo un esempio dell'anello ferroviario di Palermo.
del nodo di Genova, lì ci sono una serie di vedute d'acqua della galleria, il Camerone di Bologna, ad esempio, il Camerone nel insomma, della nuova stazione V di Bologna, si porta dietro invece la tematica insomma, della bonifica delle acque di falda e quindi appunto altra tipologia di acque. L'approccio di Italfer, ne abbiamo già parlato, riepiloghiamo brevemente perché, perché questo è importante, cioè il fatto che Italfer, che è la società di progettazione del gruppo Ferrovie dello Stato, sia solo non il soggetto tecnico, ma anche il soggetto che appunto progetta, elabora, diciamo, lavorando principalmente con appalti integrati, arriva ad un livello di progettazione pari a quello del progetto definitivo. Ma Italfer non si ferma a progetto definitivo, perché poi segue tutto il rapporto con gli enti per quanto riguarda l'iter approvativo del progetto. Supporta la stazione appaltante, quindi ad esempio Rete Ferroviaria Italiana, nella predisposizione del gare d'appalto, verifica e valida i progetti esecutivi redatti poi dagli appaltatori e poi effettua proprio la direzione lavori o supervisione lavori nel caso appunto di general contractor. Questo vuol dire che la tematica gestione acque è una tematica che viene attenzionata sin dalla fase di progettazione e poi seguita in tutti gli step successivi. E un'altra, sempre all'interno dell'approccio, questo un po' per portarvi come esempio il fatto proprio, ad esempio, proprio nella predisposizione delle gare, delle ultime impostazioni che stiamo dando alle gare d'appalto è quella proprio di premiare delle soluzioni che i vari concorrenti che partecipano alle diverse gare d'appalto possono laddove si riesca a fornire appunto delle soluzioni tecniche proprio relativamente alla gestione delle acque cantiere, ad un miglioramento, cioè più che altro soluzioni tecniche che appunto prevedano, oltre vabbè, all'efficienza energetica, quindi si parla più in generale di cantieri sostenibili, però anche volte al risparmio idrico, quindi che massimizzino ad esempio l'uso delle acque piovane o il riutilizzo di quelle di lavorazione. Quindi questo è proprio un approccio che mettiamo proprio come soluzione premiante in fase di aggiudicazione delle gare. E un altro strumento che abbiamo come azienda, ad esempio, come azienda, come gruppo proprio, è quello del rapporto annuale di sostenibilità al quale lavoriamo, tutte le società del gruppo lavorano. E ad esempio noi come Italfer, proprio l'anno scorso, come obiettivo, ci siamo posti proprio entro il 2020 di arrivare a delineare una specifica proprio linea guida che sia applicabile in modo quanto più omogeneo su tutto il territorio nazionale proprio relativamente alla gestione delle acque di cantiere. Italfer inoltre ha un settore che è proprio quello del water management che si occupa più che altro della ottimizzazione della gestione delle acque negli impianti ferroviari attivi di Rete Ferroviaria Italiana. E come approccio di Italfer ritorniamo un po' a quelle che sono appunto le tematiche, gli elaborati ambientali, proprio gli aspetti ambientali che affrontiamo ad esempio in corso di progettazione e che poi continuiamo a seguire anche in fase di progettazione esecutiva, ad esempio in progetti esecutivi redatti dagli appaltatori. Abbiamo visto il progetto ambientale della cantierizzazione, che è proprio quello l'ambito nel quale si affrontano tutte le tematiche e gli impatti ambientali connessi al corso d'opera. Quindi anche le tematiche relative alla gestione delle acque di cantiere. Quindi abbiamo visto come solitamente per affrontare questo tema facciamo innanzitutto la cosa più importante è appunto il discorso del tema sito specifico, quindi capire qual è la vera interazione fra l'opera e l'ambiente in cui andiamo a costruire l'opera, quindi dove si inserisce il cantiere. Poi si ha una fase di valutazione degli impatti, ad esempio per le acque di cantiere magari non è come per le componenti quali rumore o atmosfera per i quali magari facciamo modelli diffusionali, ma anche per le acque di cantiere studiamo comunque delle soluzioni che cercano di arrivare a valutare, ad effettuare una valutazione quanto più oggettiva dell'impatto prodotto dal cantiere sull'acqua. Acqua che abbiamo visto vuol dire insomma tanti tipi di acqua. E poi c'è la parte di mitigazioni ambientali o relativamente alle acque, la parte più che altro di tutti i protocolli operativi da poi applicare in corso d'opera per una gestione ottimale appunto delle acque di cantiere.
Il piano d'utilizzo, abbiamo visto il piano d'utilizzo, un elaborato ricchissimo, tema che si porta dietro appunto gli imprevisti, il gioco dell'oca, un sacco di ostacoli, eccetera. Ma dal punto di vista delle acque, cosa facciamo? Qui è importante perché il piano d'utilizzo, peraltro, è un elaborato che Italfer invece si porta dietro in quanto proponente, sia dalla fase di progetto definitivo, se lo porta dietro quindi per tutte le altre fasi, perché essendo il proponente del PUT, continua in caso di modifica sostanziale a PUT o di aggiornamenti successivi del PUT, anche in fase di progettazione esecutiva in cui c'è già l'appaltatore progettista o in fase di corso d'opera, Italfer continua a progettare il PUT. Quindi questo cosa significa? Che veramente relativamente poi insomma a tutta la gestione del roccio a scavo, particolare attenzione anche a seguito di tutti i vari numerosi iter autorizzativi dei PUT presentati soprattutto al Ministero dell'Ambiente nel corso degli anni, abbiamo capito che la gestione delle acque sta assumendo un ruolo sempre più importante. Quindi ad esempio l'aspetto inerente anche solo all'impermeabilizzazione dei siti di deposito intermedio delle terre roccio a scavo, sia già qualificate sottoprodotto, ma a maggior ragione se ancora non sono qualificate sottoprodotto, quindi per quanto riguarda anche le piazzole di caratterizzazione, assume particolare rilievo anche appunto l'impermeabilizzazione dei siti, la copertura dei cumuli a fine giornata, la gestione poi di tutte le acque di ruscellamento. Questo ovviamente anche in terre roccio a scavo che provengono da scavi tradizionali. Se abbiamo lavorazioni più particolari, ad esempio gallerie scavate con scavo meccanizzato, quindi con metodologia, con la fresa, quindi metodologia TBM del tipo EPB, abbiamo ancora più attenzione da porre a tutta la gestione delle acque, perché ad esempio le vasche che vengono utilizzate per la stesa al suolo, no? Per la normale pratica industriale, quindi applicata ai materiali additivati, a maggior ragione abbiamo, anche nel corso dei vari protocolli condivisi con gli enti, siamo arrivati insomma alla necessità proprio di gestire attivamente le acque che vengono raccolte dalle vasche, anche attraverso impianti di trattamento ad hoc. Qui si vede un esempio di un cantiere appunto in cui un progetto abbiamo attuato tutto un sistema di prefiltro e poi di impianto di trattamento e depurazione proprio delle acque appunto che venivano dalle vasche di raccolta dei materiali additivati. Il progetto di monitoraggio ambientale è poi lo strumento che serve un po' a controllare tutto, a controllare gli impatti legati al cantiere in genere, a controllare gli impatti legati al PUT e quindi a controllare tutti gli impatti anche sulle componenti naturali delle acque. Quindi qui parliamo soprattutto di acque superficiali e sotterranee che vengono monitorate solitamente a frequenza trimestrale in tutte le tre fasi, anteoperam, corso d'opera e postoperam, con gli obiettivi che abbiamo visto prima. Le attività di corso d'opera, in particolare oltre a tutto quello che riguarda appunto il piano di monitoraggio ambientale, si portano dietro anche il controllo ambientale proprio del cantiere. Quindi non solo monitoraggio ambientale nel rispetto appunto del piano di monitoraggio ambientale da redigersi per le opere soggette a VIA, quindi secondo le linee guida disponibili appunto sul sito del Ministero dell'Ambiente, che è appunto il principio base per redigere PMA e poi per attuare il PMA in corso d'opera, quindi con tutti i parametri, dai parametri quantitativi ai parametri qualitativi che vedete riportati, ma anche tutto appunto il controllo ambientale dei cantieri, quindi per controllare anche il sistema di gestione ambientale attuato dall'appaltatore. Questo lo facciamo attraverso alcune checklist, ne ho riportato solo un esempio, che serve proprio a tenere appunto sotto controllo tutto ciò che può impattare la gestione delle acque, quindi acque, parliamo di tutto, appunto, acque superficiali sotterranee per quanto riguarda il PMA, invece acque reflue, acque di lavorazione, scarichi, eccetera, per quanto riguarda il controllo proprio del cantiere. E poi arriviamo agli enti, questo sempre perché quindi l'importanza di questo argomento da trattare in questa sessione di REMTEC di quest'anno, perché sono sempre più frequenti le prescrizioni che ci arrivano dalle diverse autorità competenti, qui ne sono riportate solamente alcune di competenza insomma, del Ministero dell'Ambiente, quindi relativamente a procedure di VIA nazionale nell'ambito dei piani di utilizzo o nell'ambito in generale degli studi di impatto ambientale presentati al MATM. Sulle acque di cantiere arrivano sempre più prescrizioni, quindi da prescrizioni legate più che altro al monitoraggio, ma anche a prescrizioni più specifiche, ad esempio
se abbiamo l'utilizzo dei calcestruzzi per le lavorazioni, integrare il set dei parametri di monitoraggio con anche gli eventuali additivi presenti ai calcestruzzi. Queste sono appunto solo alcune prescrizioni. Il fabbisogno idrico del cantiere, che è una cosa che come sviluppo di dettaglio si porta dietro necessariamente una progettazione esecutiva, se non addirittura costruttiva per quanto riguarda i dati di base, però è sicuramente una delle cose che ci viene richiesta di più. Quindi l'importanza poi, quando nella verifica dei progetti redatti dagli appaltatori, arrivare anche ad un fabbisogno idrico. Altre prescrizioni, l'abbiamo visto, le lavorazioni legate ai PUT, le più considerate più impattanti dal Ministero dell'Ambiente, sono sempre quelle appunto dello scavo in meccanizzato delle gallerie o delle, quando applichiamo il trattamento a calce sul come trattamento operazioni di normale pratica industriale. Lì quindi l'attenzione appunto all'innalzamento del pH nelle acque, all'integrazione dei set di parametri del monitoraggio, all'esecuzione di valutazioni di rischio sito-specifiche proprio per le acque che vengono captate, eccetera. E anche le regioni, perché anche nel corso di procedimenti autorizzativi a livello regionale, quindi ad esempio in verifiche di esclusione VIA effettuate in alcune regioni italiane, abbiamo avuto delle prescrizioni sulla gestione delle acque di cantiere anche dalle regioni. Quindi appunto sia dal bilancio idrico alla necessità di depurare obbligatoriamente le acque di percolazione, alla gestione delle acque di meteoriche, a tutte le ripercussioni sulla prima falda intercettata dalle lavorazioni. E quindi insomma queste sono da qui l'importanza insomma del tema. Qui abbiamo voluto riproporre, perché appunto il tema è così importante, per cui abbiamo riproposto un oggetto che avevamo portato all'ultima sessione di REMTEC del 2019, che era più che altro applicato alla gestione del territorio a scavo, ma che ci piaceva riproporre anche sul tema di oggi, cioè la figura del triangolo impossibile, il triangolo di Penrose, perché è appunto un oggetto impossibile che esiste solo come rappresentazione bidimensionale. In realtà, come si vede da questa scultura presente a Berlino, è un oggetto che nello spazio non può esistere, ma l'importanza invece è che questo triangolo impossibile diventi possibile proprio grazie alla interazione costante fra i diversi attori coinvolti. Quindi noi Italfer, come proponenti per conto di Rete Ferroviaria Italiana delle opere infrastrutturali, delle opere ferroviarie, ambiente che insomma seguirà l'intervento successivo in qualità di esecutore, e ARPA Toscana come un esempio di ente di controllo attivo sul territorio. Quindi quanto l'importanza appunto dell'equilibrio, della condivisione fra tutti gli attori coinvolti, oltre al fatto che naturalmente su questo tema, così che è ancora un punto interrogativo, quanto importante non lasciare che tutto questo rimanga teoria, ma che la pratica, quindi attraverso dei sistemi di back analysis, dagli appalti in corso, si arrivi veramente a migliorare l'esperienza in modo da utilizzarla come strumento poi per innovare. Quindi citiamo anche, quindi su questo tema ci sono tantissimi sviluppi che si possono fare di tipo innovativo. Noi nel 2017, lo vedremo meglio nell'intervento successivo, abbiamo partecipato alla redazione di una linea guida per l'applicazione di un protocollo americano chiamato protocollo Envision, applicato proprio alle infrastrutture ferroviarie, dove all'interno si cita anche la gestione delle acque, insomma. Quindi quindi sviluppi per un cantiere sostenibile, e poi in mancanza di una normativa non definita sarebbe molto importante anche quello se si arrivasse perlomeno a provare a redigere delle linee guida, degli indirizzi operativi proprio di concerto anche con gli enti o comunque con tutti gli attori coinvolti. E vi ringrazio per l'attenzione e quindi ripasso la parola a Sara Padulosi. Grazie mille. Grazie mille Daniela. Adesso direi, ecco, se lo schermo lo vedete, il secondo intervento di questa mattinata lo terrà l'ingegner Francesca Tamburini e l'ingegner Nicole Curcuria, relativa proprio alla gestione delle acque di cantiere, quindi all'ideazione di strumenti innovativi
come elementi a supporto della progettazione della gestione delle acque di cantiere e per il controllo in corso d'opera che tali strumenti innovativi posti a base della progettazione siano poi effettivamente eseguibili e abbiano poi un ritorno sulla back analysis in corso d'opera. Grazie Francesca, interrompo la condivisione e lo spazio va a te. Vedete tutti lo schermo, Sara? Ok. Sì, Francesca, lo vediamo bene, sì, e ti Perfetto. sentiamo. Perfetto, vai. Allora, buongiorno a tutti. Io sono l'ingegner Francesca Tamburini, responsabile del tecnico del settore delle infrastrutture del territorio. E, prima diciamo di entrare nel vivo di quello che è il tema oggetto dell'intervento, vi presento in maniera appunto sintetica la nostra società. Allora, Ambiente è un'azienda italiana che opera nel campo della consulenza e dell'ingegneria ambientale. Gestisce processi di innovazione in tema ambientale con un team di oltre 100 esperti nelle discipline ingegneristiche, scientifiche e in diritto ambientale. Siamo divisi in diversi settori, suddivisi questi poi a sua volta in diverse categorie. Principali sono appunto il settore delle infrastrutture, territorio e sviluppo urbano, industria ed energia, siti contaminati e oil and gas. Le principali invece categorie che sono all'interno di ognuno di questi settori le abbiamo riportate in maniera esplicativa all'interno appunto di questa slide. Principalmente nel settore delle infrastrutture analizziamo e studiamo appunto strade, autostrade, porti, aeroporti, metro, ferrovie e delle infrastrutture civili. Nel settore del territorio e sviluppo urbano le principali appunto categorie oggetto di studio sono l'analisi della pianificazione ambientale, il ciclo dei rifiuti, le risorse idriche, strutture e building, efficientamento energetico e rigenerazione urbana. Per quanto riguarda il settore dell'industria e dell'energia, i principali appunto temi, categorie che vengono analizzate all'interno della nostra società sono il tema delle energie rinnovabili, le centrali, chimica e petrolchimica, la manifatturiera, mineraria, efficientamento energetico, siti contaminati e l'analisi dei siti contaminati e il trattamento delle acque. Per oil and gas le principali appunto categorie sono upstream, midstream e downstream. Diciamo che da qualche anno ci siamo addentrati nel tema del BIM, però essendo appunto la nostra società, diciamo una società prettamente di consulenza e di ingegneria nelle tematiche ambientali e non prettamente appunto di progettazione civile, ci siamo dovuti inventare, lasciatemi passare appunto il termine, e mettere a punto una nuova metodologia BIM per la progettazione appunto ambientale, principalmente delle opere a verde, progetti di compensazione e progetti delle mitigazioni. Crediamo molto in questa appunto metodologia del BIM perché intendiamo appunto questa come una metodologia operativa che sia in grado di organizzare tutte le informazioni in modalità tridimensionale secondo un modello informativo dinamico, interdisciplinare e condiviso, favorendo in questo modo appunto la collaborazione di tutti quelli che sono gli attori coinvolti nello studio del progetto, nella realizzazione del progetto. Diciamo che questo è un approccio integrato e quindi appunto molto innovativo e l'applicazione diciamo di questa metodologia BIM ci ha permesso di capire praticamente quali sono i pro, principalmente una riduzione dei tempi di processo per l'analisi diciamo e la realizzazione di quelli che sono i progetti delle infrastrutture, una gestione dell'intero ciclo di vita del progetto, un aumento notevole della produttività, ma anche una collaborazione continua e dinamica di tutto appunto il team del progetto, che lavora nel progetto. Altro tema di sviluppo importante che la nostra società praticamente, diciamo, coltiva proprio in quest'ultimo tempo è sicuramente quello di studiare, mettere a punto ed offrire anche a quelli che sono i nostri clienti degli strumenti che servono per indirizzare la progettazione di opere infrastrutturali che siano il più sostenibili possibili nel territorio in cui queste si inseriscano. I principali, diciamo, temi sono l'economia circolare, l'LCA e il cantiere sostenibile. Per economia circolare si intende appunto un cambiamento che non coinvolge soltanto degli aspetti puramente economici, ma anche sociali, normativi, organizzativi, distributivi di consumo. Per quanto riguarda l'LCA, ovviamente è la valutazione dell'intero ciclo di vita e quello che noi stiamo facendo è appunto la messa a punto di un sistema di LCA applicato appunto a un progetto delle infrastrutture. Cantiere sostenibile, qua abbiamo riportato alcuni appunto esempi o comunque alcune delle tematiche principali che ovviamente andiamo ad analizzare all'interno di un cantiere per ovviamente aumentare il grado di sostenibilità, che sono la sostenibilità del sito, materiali e risorse, le priorità regionali, la gestione delle acque di cantiere, appunto tema proprio di oggi, l'energia e l'atmosfera, l'innovazione della progettazione e la qualità ovviamente ambientale.
Adesso lascio la parola alla mia collega che vi spiegherà appunto in parte la gestione delle acque di cantiere, per poi appunto andare a riprendere invece quelli che per noi sono gli strumenti innovativi per l'applicazione nella gestione delle acque di cantiere. Buongiorno a tutti. Come è stato introdotto, quindi il tema della gestione delle acque è una delle principali categorie che vanno a concorrere alla sostenibilità del cantiere e alla tutela ambientale. Lo scopo di questo approfondimento sarà dunque fornire le principali indicazioni metodologiche e operative per predisporre le operazioni da seguire nella gestione delle acque nella fase di cantiere e fornire anche alcuni spunti e per strumenti innovativi per la gestione corretta e sostenibile di questa matrice. Fino ad oggi, infatti, la gestione delle acque di cantiere è stata sviluppata secondo un approccio puramente qualitativo, fornendo ovvero procedure di gestione e indicazioni sulle modalità operative da seguire. A seguito poi degli aggiornamenti normativi che richiedono sempre maggiori approfondimenti e sulle richieste delle prescrizioni specifiche da parte degli enti, come ha specificato in precedenza Italfer, si è giunti alla necessità di integrare allo studio della tematica strumenti anche di controllo quantitativo e quindi non solo qualitativo, oltre alla necessità di ricercare anche degli strumenti innovativi che possano concorrere a una migliore gestione e controllo delle acque di cantiere. Infatti, nei nostri studi ambientali le principali componenti come atmosfera, rumore, vengono analizzate non solo tramite analisi qualitative ma anche quantitativamente. Ed è qui nata la necessità di sviluppare in tal senso anche la matrice delle acque di cantiere. Inoltre vedremo anche come tramite l'applicazione di strumenti innovativi come quello degli Envision e dei CAM potremmo fornire degli spunti per affrontare la tematica dal punto di vista della sostenibilità ambientale al fine di arrivare a una migliore gestione e controllo delle acque. Vediamo ora quali sono le principali tipologie di acque che è necessario gestire durante l'esecuzione delle lavorazioni e quindi all'interno del cantiere. Le principali tipologie sono quelle delle acque meteoriche di lavanti, essenzialmente le acque che derivano dalle precipitazioni atmosferiche, quindi depositandosi sulle superfici impermeabili vanno a dilavare le superfici e quindi a contaminare l'ambiente circostante. Le acque reflue civili sono quelle che essenzialmente si ritrovano all'interno del campo base dei cantieri, quindi a servizio dei servizi igienici, mense e le altre utenze del campo base. E infine le acque industriali di lavorazione, che sono tutte le acque che si generano a seguito delle lavorazioni che vengono effettuate all'interno del cantiere e che quindi sono specifiche per ciascun cantiere, come ad esempio le acque di processo degli impianti di confezionamento del calcestruzzo, le acque di bagnatura delle aree non pavimentate, le acque di lavaggio dei mezzi d'opera o delle ruote dei mezzi, oppure le acque di potenziale venuta all'interno degli scavi. Ora nel dettaglio vediamo queste tipologie di acque introdotte. Per quanto riguarda le acque meteoriche di lavanti, queste essenzialmente si dividono in due grandi categorie. Le acque meteoriche di lavanti contaminate, di cui fanno parte anche le acque meteoriche di prima pioggia, e le acque meteoriche di lavanti non contaminate. Quelle contaminate derivano dalle superfici impermeabili che comportano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze pericolose che quindi possono determinare effettivi pregiudizi ambientali, mentre quelle non contaminate derivano da tutte quelle superfici sempre impermeabili ma che non sono adibite allo svolgimento di attività dove vengono svolte attività che possono comportare un rischio oggettivo di trascinamento di sostanze pericolose. Le acque meteoriche di prima pioggia, che sono acque meteoriche di lavanti contaminate, possono tuttavia essere assimilate ad acque meteoriche di lavanti non contaminate solo nel caso in cui derivino da tetti, tettoie di edifici o da altre superfici impermeabili, dove però non vengono svolte attività che quindi comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche di sostanze pericolose o comunque in grado di determinare degli effettivi pregiudizi ambientali. È importante andare a distinguere la tipologia di acqua meteorica proprio perché in relazione alla tipologia è necessario far riferimento a determinate prescrizioni per conseguire le autorizzazioni necessarie. Infatti entrambe le acque, siano esse contaminate che non contaminate, sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione da parte degli enti competenti. La differenza sta nel fatto che le acque meteoriche di lavanti non contaminate possono essere allontanate senza necessità di alcun trattamento. È importante quindi l'adeguata gestione delle acque meteoriche di lavanti essenzialmente per prevenire il trasporto di sostanze solide sospese e la contaminazione da inquinanti e per il riutilizzo, che deve essere sempre nella massima misura tecnicamente possibile.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui abbiamo accennato prima, l'articolo 113 del decreto legislativo 152 del 2006 sostiene che sono le regioni, previo parere del MATMA, a disciplinare tutte le forme di controllo degli scarichi, delle acque meteoriche provenienti dalle reti fognarie separate, e i casi in cui può essere richiesto che le emissioni delle acque meteoriche di dilavamento siano sottoposte a particolari prescrizioni. Le regioni inoltre disciplinano anche i casi in cui può essere richiesto che le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione. Questo per, ad esempio per particolari condizioni nelle quali vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili di sostanze pericolose. In ogni caso è sempre vietato lo scarico o l'immissione diretta nelle acque sotterranee. Qui abbiamo riportato uno schema di quello che è previsto nella regione toscana. Infatti abbiamo visto che sono le regioni che identificano quelli che sono i sistemi da prevedere in relazione alla tipologia di cantiere. La regione toscana infatti dà delle indicazioni di carattere generale che devono essere valide per tutti i tipi di cantiere. Queste sono indicazioni di carattere generale, come la realizzazione di un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere al fine di limitare l'ingresso delle acque meteoriche di lavanti all'esterno del cantiere stesso e limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale allo stretto necessario curare la durata per il minor tempo possibile. Per quanto riguarda invece i cantieri pavimentati, è necessario predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche non contaminate e in caso di sversamenti accidentali circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la comunicazione indicata all'articolo 242 del decreto 152. Nel caso di cantieri con presenza di impianti che sono elencati nell'allegato 5 del DPGR Toscana numero 46R del 2008, viene indicato che nel caso di infrastrutture, con particolare riferimento alle lavorazioni di inerti o al recupero di rifiuti, è necessario richiedere esplicita autorizzazione e presentare un piano di gestione delle acque meteoriche. Oltre a queste indicazioni generali, che valgono quindi per tutti i tipi di cantiere, ci sono delle prescrizioni aggiuntive per i cantieri con superfici superiori ai 5.000 metri quadri che vengono utilizzati per realizzare un'opera, un'infrastruttura o un impianto. E queste sono la necessità di presentare un piano di gestione delle acque meteoriche, i cui contenuti sono indicati al capo 2 del DPGR sempre 46 del 2008, e che all'interno del cantiere deve essere organizzato un sistema di raccolta e convagliamento delle acque meteoriche di lavanti. Ci sono poi delle attività che vengono escluse dalle prescrizioni inerenti ai cantieri con superfici superiori ai 5.000 metri quadri e sono i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale delle infrastrutture a rete, i cantieri che ospitano solo gli alloggiamenti degli addetti, eppure altre aree operative permeabili che vengono utilizzate limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle singole lavorazioni o realizzazioni di manufatti. Per quanto riguarda invece le acque reflue civili, queste abbiamo detto che sono le acque domestiche che provengono dai servizi predisposti per gli operai, quindi all'interno dei campi base. Anche queste possono essere gestite in due modi principali, o raccolte tramite apposite strutture mobili, e queste quindi saranno assoggettate al regime dei rifiuti liquidi e quindi come tali potranno essere conferite tramite sistemi non canalizzati negli impianti di depurazione di acque reflue ai sensi dell'articolo 110 del 152. Un altro modo di gestione delle acque reflue civili è quello dell'immissione in pubblica fognatura tramite un apposito sistema di collettamento. In questo caso saranno assoggettate al regime della parte terza del decreto e quindi immesse in pubblica fognatura solo previa autorizzazione allo scarico. Quando non è possibile convogliare direttamente nella fognatura esistente, sarà necessario prevedere un impianto di depurazione e scaricate o nel corpo ricettore o nel suolo. L'impianto chiaramente deve essere tale da garantire il trattamento dei reflui fino ad un livello di depurazione ai sensi di quanto previsto dall'allegato 5 della parte terza del 152. Infine abbiamo le acque reflue di lavorazione, di processo, che abbiamo visto sono quelle più specifiche per ogni tipo di cantiere e quindi è necessario per prima cosa individuare l'eventuale presenza nel cantiere e le tipologie presenti. In questo caso vengono individuate le modalità di gestione. Principalmente, come visto in precedenza, sono due, possono anche in questo caso infatti essere gestite come rifiuti, quindi ai sensi della parte quarta del 152, oppure come acque reflue industriali e quindi scaricate in acque superficiali o di fognatura.
In questo caso saranno gestiti ai sensi della parte terza, è necessario sempre ottenere preventiva autorizzazione dall'ente competente e se si configurano come scavi, prima di essere restituite nelle acque superficiali o nella fognatura, devono essere sottoposte a tutti i processi di depurazione tali da consentire il rispetto dei valori dei limiti di emissione nelle acque superficiali e in fognatura, così come indicato nella tabella 3 dell'allegato 5 del 152. In ogni caso, a prescindere dalla gestione, è sempre auspicabile prevedere il riutilizzo delle acque di lavorazione quando possibile e che l'acqua venga quindi depurata in produzione. È necessario quindi anche prevedere un idoneo trattamento e smaltimento a seconda della tipologia dell'acqua prodotta. In questo caso deve essere previsto un collegamento stabile e continuo tra tutti i sistemi di raccolta, gli eventuali impianti di trattamento e il recapito finale che dovrà essere sempre preceduto da un pozzetto di ispezione. Qui abbiamo riassunto alcuni esempi di come, a seconda delle tipologie di acqua presenti nel cantiere, si può prevedere il trattamento e il successivo smaltimento. Infatti le varie tipologie di acque di lavorazione che vengono generate in cantiere devono essere captate, indirizzate a trattamento secondo l'adeguato smaltimento prima dell'installazione del cantiere. Le principali tipologie di acque, o comunque alcuni degli esempi che troviamo nel cantiere, sono ad esempio acque con pH neutro, con sostanze non disciolte. Queste derivano principalmente dal lavaggio delle ruote, delle superfici sterrate o del fondo scavo. Il trattamento prevede quindi il bacino di sedimentazione e o flocculazione e lo smaltimento, secondo le priorità qui indicate, sono quelle del riutilizzo o dell'infiltrazione o della canalizzazione delle acque luride. Per tutti i tipi di acqua, come si vede anche nello schema, la priorità è sempre quella del riutilizzo, chiaramente nella misura possibile. Per quanto riguarda l'acqua pH neutro con idrocarburi, che provengono ad esempio dal lavaggio di automezzi, il trattamento possibile è quello del dissabbiatore e il separatore di inerti, mentre per l'acqua pH alcalino, che deriva dal lavaggio di bettoniere o pulizia degli attrezzi sporchi, il trattamento può prevedere il bacino di sedimentazione e un impianto a neutralizzazione, lo smaltimento, il riutilizzo, la canalizzazione delle acque luride o infine l'infiltrazione. Finora quindi abbiamo affrontato quelli che sono tutte le metodologie qualitative per la gestione delle acque di cantiere. Per quanto riguarda invece un approccio quantitativo, uno strumento utile per il controllo appunto quantitativo delle acque di cantiere è fornito dal bilancio idrico, che rappresenta uno studio previsionale dei consumi e dei possibili interventi di risparmio al fine di recuperare la risorsa. Infatti, attraverso la definizione di un bilancio idrico di dettaglio, è possibile gestire e ottimizzare l'impiego della risorsa in modo tale da eliminare o comunque ridurre al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzare invece il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. Qui abbiamo fornito un esempio di come è possibile andare a dettagliare un bilancio idrico nel cantiere. Innanzitutto è necessario andare a calcolare i consumi d'acqua nel cantiere, quindi quelli che vengono prelevati dall'acquedotto. I consumi d'acqua del cantiere sono quelli sicuramente che derivano dalla necessità di prelevare acqua per le acque sanitarie. In questo caso si può stimare la presenza del numero di lavoratori nei cantieri, calcolare i rispettivi abitanti equivalenti e quindi il fabbisogno di acque sanitarie nel cantiere. Infatti, trovato il numero di abitanti equivalenti, si può considerare ad esempio un abitante ogni 5 lavoratori, e una dotazione idrica media giornaliera, il fabbisogno giornaliero delle acque sanitarie sarà semplicemente il prodotto di queste due quantità. I consumi d'acqua nel cantiere sono poi costituiti dalle acque industriali, che sono tutte le acque necessarie alle attività di cantiere. Ad esempio, sono quelle per il fabbisogno della produzione di calcestruzzo o il fabbisogno per il lavaggio delle ruote, oppure per la bagnatura e la pulizia dei piazzali, le piste di cantiere, l'area di lavoro e il lavaggio dei mezzi. Il totale del consumo delle acque industriali sarà la somma di tutte le acque previste. Calcolato il consumo d'acqua, si va invece a valutare quelli che sono i volumi d'acqua che possono essere riciclati e quindi riutilizzati nel processo produttivo. Abbiamo visto che vale sempre il principio di prevedere il più possibile il riutilizzo nel processo produttivo e solo in caso di esubero convogliare nel punto di scarico. In questo caso, quindi, a valle dell'impianto di trattamento deve essere prevista una vasca delle acque trattate dalla quale si prevedrà l'alimentazione degli impianti di lavaggio ruoto, serbatoi o quant'altro.
si valutano quindi i volumi d'acqua che possono essere recuperati, ad esempio quelle che derivano dal lavaggio a ruote oppure dalle acque meteoriche di lavanti. Infatti, a seconda del luogo specifico in cui sorge il cantiere, si può considerare un certo numero di giorni piovosi all'anno, una precipitazione media alla superficie dell'area di cantiere, in modo tale da calcolare il volume annuo accumulato e quindi trattato delle acque meteoriche. Di conseguenza si farà semplicemente il rapporto tra i consumi d'acqua e i volumi d'acqua riutilizzati per arrivare a valutare la percentuale di acqua riciclata. Passiamo ora invece a vedere quelli che sono alcuni spunti sugli strumenti innovativi che possono essere utilizzati per affrontare la tematica dal punto di vista della gestione delle acque di cantiere. Quindi ripasso la parola alla mia collega. Allora, qua abbiamo riportato, diciamo, uno che per noi riteniamo, diciamo, il principale strumento innovativo per la gestione delle acque di cantiere, ovvero l'Envision. L'Envision è il primo sistema di rating che serve per progettare e realizzare delle opere infrastrutturali sostenibili. Diciamo che l'adozione di questa metodologia consente di attuare una progettazione integrata, sempre a monitorare l'intero ciclo di vita dell'opera e riorganizzare ed automatizzare quelli che sono i flussi di attività in un ambiente collaborativo. All'interno, diciamo, di ambiente sono stati formati alcuni professionisti che hanno conseguito la qualifica di Envision SP, ovvero un professionista che è formato ed abilitato all'utilizzo del sistema di rating Envision per le infrastrutture sostenibili. È chiaro che questa figura è una figura chiave in tutto il processo di certificazione, in quanto questa figura collabora con tutto il team di progetto per conto della committenza, affinché si possano raggiungere praticamente quelli che sono i più alti livelli di sostenibilità. Envision nasce ovviamente dalla collaborazione di ISI, Istituto delle Infrastrutture Sostenibili, quindi una società praticamente americana. MVH e l'ICMQ hanno questo accordo con ISI per dare vita a quella che è la sezione italiana, che ha i diritti appunto esclusivi per la formazione e la qualificazione di tutti quelli che sono i professionisti, ma anche la certificazione dei progetti con il marchio Envision. È importante precisare che appunto il sistema è nato ed è nordamericano, che è caratterizzato ovviamente da una serie di riferimenti normativi, best practice, tecnologie, modalità operative che sono molto lontane da quella che è il contesto legislativo italiano. Basta pensare per esempio anche alla realizzazione delle opere ferroviarie, di cui appunto abbiamo visto alcuni esempi prima, che ovviamente si inseriscono in un contesto territoriale, urbanistico, di vincolistica, storico-culturale, che è molto diverso ovviamente da quello che è una realtà americana. Questo vuol dire che non è detto che tutto questo sistema di rating possa essere applicato appunto ai nostri progetti. Il sistema, diciamo, di rating e vision si compone principalmente di questi 60 obiettivi di performance, nonché appunto criteri di sostenibilità, che servono appunto per progettare e realizzare queste opere infrastrutturali sostenibili. Ogni credito contiene uno o più livelli di realizzazione in ordine crescente a seconda del livello di sostenibilità. Si applica a tutte le tipologie di infrastrutture, qui abbiamo portato appunto alcuni esempi, quindi energia, acque, rifiuti, trasporto, paesaggio e anche l'informazione. Sono previsti 4 livelli di certificazione in funzione del punteggio raggiunto dai crediti. Qua abbiamo riportato una tabella esplicativa con, diciamo, l'individuazione di tutte le categorie, le subcategorie e i crediti. Le categorie principalmente sono 5, sono qualità della vita, leadership, uso delle risorse, mondo naturale, clima e rischio. Mentre le subcategorie sono individuate ovviamente da un rettangolo blu e i crediti sono evidenziati in verde. Qua abbiamo riportato, diciamo, una tabellina esplicativa di tutto il punteggio massimo che può essere raggiunto e ovviamente il punteggio determina poi il livello di certificazione. Ovviamente il totale dei punti massimi è 809, ma non è detto appunto che tutte le subcategorie possono essere appunto applicate al progetto nostro in esame. Nel dettaglio praticamente qua abbiamo riportato soltanto una serie di crediti che sono i crediti che possono essere ovviamente quelli inerenti al tema delle acque, cioè il tema nostro oggetto dell'intervento. Allora, innanzitutto come si legge appunto questa tabella? Allora, RA sta ovviamente per quello che è la categoria, ok? Quindi è l'uso delle risorse. Il 3.1, il 3 sta per la subcategoria e l'1 per il credit number. Poi ovviamente c'è il titolo, quindi a che cosa si definisce, lo scopo del credito e come questo credito, diciamo, viene perseguito. Inoltre ci sono diversi livelli appunto di sostenibilità, che è la definizione della performance di miglioramento prevista e dettagliata nei 5 livelli ovviamente di sostenibilità che vanno in ordine crescente. Come dicevo prima, appunto, questo credito significa preservare la disponibilità di acqua dolce. Questo credito valorizza praticamente tutte quelle che sono le scelte del team di progetto per ridurre gli effetti, diciamo, negativi sulla disponibilità dell'acqua dolce in termini sia quantitativi ma anche qualitativi.
In realtà questo credito per le attività prettamente legate alle infrastrutture ferroviarie risulta di difficile applicazione perché non ci sono nella fase di operation attività che ci siano appunto consumi di acqua rilevanti. Principalmente i consumi di acqua si ritrovano appunto negli uffici, bagni, docce delle officine, quindi risulta di difficile applicazione. L'altro credito che si legge sempre appunto nel modo che ho definito prima e dettagliato prima è quello inerente, diciamo, al monitoraggio del sistema idrico. Allora, questo credito effettivamente si intende praticamente, questo credito intende valorizzare quella che è l'implementazione dei sistemi e programmi di monitoraggio durante l'esercizio dell'infrastruttura, ma anche degli impatti su quelli che sono i corpi, diciamo, idrici riceventi. Qua abbiamo portato un esempio esplicativo su un cantiere praticamente del Terzo Valico, il COP5. Allora, generalmente praticamente non sono previsti per la lavorazione di cantiere l'uso di acqua potabile, sono previste però alcune strategie che servono per ridurre i consumi di acqua. Per esempio, in questo caso era la predisposizione di vasche per il trattamento delle acque industriali. E in questo modo, diciamo, le acque così trattate possano essere riciclate per quelli che sono gli usi interni del cantiere. Ovviamente l'applicazione corretta di questo credito può incidere notevolmente in quello che è il bilancio idrico, che è l'unico strumento che serve ovviamente per quello che è il controllo qualitativo delle acque di cantiere, risparmiando e andando appunto a recuperare la risorsa stessa. E infatti appunto l'impianto di depurazione permette ovviamente di trattare e riutilizzare una quota parte di quelli che sono i reflui industriali prodotti dal cantiere, limitando quindi i prelievi di acqua potabile da acquedotto. È chiaro che questo sistema appunto di Envision, qualora si riesca appunto ad applicare fin dalle prime fasi di progettazione, quindi a un progetto preliminare, sicuramente si riesce appunto fino ad arrivare al progetto esecutivo a raggiungere dei livelli di sostenibilità appunto maggiori, perché si riesce ad indirizzare praticamente nelle migliori scelte. L'altro strumento innovativo appunto sono i CAM, che ve le descrive la collega. Sì, un ulteriore strumento infatti utile per applicare il concetto di sostenibilità e di gestione ambientale al tema delle acque di cantiere è rappresentato dai CAM, che sono i criteri ambientali minimi. Sono i requisiti ambientali ed ecologici volti ad indirizzare le pubbliche amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, quindi possono rappresentare un valido strumento per la gestione sostenibile, in quanto la loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali ai prodotti preferibili, producendo quindi anche un effetto leva sul mercato verso tali strumenti e inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste dell'amministrazione pubblica. I criteri ambientali vengono definiti minimi perché sono gli elementi di base di qualificazione delle iniziative preferibili in termini di impatto ambientale. Dal punto di vista legislativo, in Italia l'efficacia dei CAM è stata assicurata dalla legge 221 del 2015 e successivamente dal codice degli appalti. Quest'obbligo è importante perché garantisce in qualche modo che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali e promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili. Ad oggi sono stati adottati i CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti. Per quanto riguarda le infrastrutture, non è ancora vigente un documento che definisce i criteri ambientali minimi per la progettazione e i lavori inerenti costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali. È presente il DM 2412/2015, che invece è scritto per l'edilizia e quindi non è facilmente individuabile il criterio ambientale minimo che possa essere riutilizzato anche per i lavori di tipo infrastrutturale. Indipendentemente comunque dalla particolarità di ciascun decreto ministeriale, i criteri ambientali minimi hanno una struttura di base simile, in quanto prevedono dei criteri di selezione dei candidati, ovvero dei requisiti di qualificazione oggettiva che devono avere gli operatori per partecipare alla procedura di gara, e specifiche tecniche, ovvero caratteristiche di base dei lavori, servizi o forniture. Possono inoltre essere previsti dei criteri premianti, ovvero dei requisiti che sono finalizzati a selezionare dei lavori, prestazioni che hanno delle prestazioni ambientali migliori, ai fini di aggiudicare l'offerta secondo il miglior rapporto qualità-prezzo. Tra i criteri base, al 2.5 troviamo le specifiche tecniche del cantiere e al 2.5.3 le prestazioni ambientali del cantiere. Tra queste, come vediamo nell'elenco qui rappresentato, è presente anche quelle relative ai consumi energetici ed idrici. Per la verifica del criterio si fa riferimento quindi a quanto indicato al punto 2.5.3. Questo criterio prevede che la relazione tecnica contenga tutte le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane, quelle di lavorazione degli inerti,
prevedendo ovviamente opportune reti di drenaggio e scarico delle acque, e le misure per garantire protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali, delle sostanze e dei materiali inquinanti. Per fornire ora degli esempi pratici che ci possano far capire come perseguire la riconducibilità ai CAM descritti, riportiamo appunto alcuni esempi. Ad esempio, al fine di abbattere le polveri, minimizzare l'impatto sulla viabilità locale, recuperare le acque, si può prevedere fin dalla fase di allestimento di cantiere l'impianto di lavaggio ruote dei mezzi in uscita, dotato con un sistema di ricircolo interno delle acque. Al fine inoltre di minimizzare l'impatto sulla risorsa idrica, il risparmio idrico e la gestione delle acque piovane, sin dalla fase iniziale di allestimento del cantiere, inoltre si può pensare invece a un sistema di convogliamento delle acque meteoriche con separazione delle stesse nei due flussi e trattamento di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia. In fase di progettazione invece lo strumento, che come abbiamo visto anche in precedenza, è rappresentato dal bilancio idrico di cantiere. Infine, un ulteriore strumento sempre finalizzato a minimizzare il depauperamento delle risorse idriche è il telecontrollo. Il telecontrollo è definito anche come smart water, che permette di installare sempre fin dalla fase di allestimento del cantiere un sistema di telecontrollo per tipologia di acque e di cantiere. In estrema sintesi, come funziona? È previsto un network di sonde che sono collegate con interfacce domotizzate, quindi wireless, ad un sistema di controllo, analisi e gestione da remoto. Questi strumenti sono tutti strumenti utili ai gestori, che quindi rappresentano degli strumenti che possono permettere di perseguire molti obiettivi, tra cui quello di rispondere alle esigenze normative in termini di automonitoraggio per consentire un monitoraggio continuo ed intelligente di determinati parametri a seconda della specificità del cantiere, come ad esempio il flusso, il pH e la temperatura, oppure proteggere i siti ed ottimizzare il processo di trattamento. Infatti possono rappresentare un aiuto ai gestori nelle operazioni di controllo e trattamento delle acque reflue. Ad esempio, infatti, in occasione di precipitazioni molto intense possono permettere di sorvegliare gli scolmatori di pioggia e inviare dei segnali, degli allarmi ai tecnici di turno e PC di controllo se ad esempio viene superata una certa soglia. Permette tutto questo anche di ridurre i costi di gestione e garantire un miglior funzionamento e controllo degli impianti. Con questo ho concluso e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Francesca e Nicole. Passiamo quindi al... vi condivido il video. Passerei dunque all'ultimo intervento relativo agli aspetti normativi e al focus di un caso studio per cantieri di grandi dimensioni, passando la parola al dottor Luca Ranfagni e al dottor Stefano Tessitore, che fanno parte della direzione tecnica settore via dell'ARPA Toscana. Grazie mille, vi do la parola. Ditemi quando ci siete. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Ecco, ok. Allora, salve a tutti, sono Luca Ranfagni, farò la prima parte di questo intervento abbastanza breve e introduttivo più che altro per quanto riguarda poi l'intervento successivo di Stefano Tessitore, che si occuperà di illustrare un interessante caso di studio riguardo la gestione delle acque dei cantieri. E tratterò rapidamente alcune parti normative di linee guida, ma solamente per le parti che non sono già state accennate da parte dei colleghi che sono intervenuti in precedenza. E prima di tutto due parole per quanto riguarda il cosa fa ARPAT. ARPAT ovviamente fa parte del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, sono tutta una rete di agenzie della protezione dell'ambiente italiane che sono state istituite per legge allo scopo di tutelare l'ambiente dei nostri territori.
In estrema sintesi, sì, HACCAT si occupa del monitoraggio dello stato dell'ambiente tramite accertamenti sulle fonti di inquinamento, fattori di rischio, verifica della qualità dei corpi idrici e quant'altro. Le classiche ispezioni per controllare il rispetto delle normative ambientali da parte degli insediamenti produttivi, e la comunicazione e la pubblicazione dei risultati delle attività e anche una parte di divulgazione e condivisione anche delle proprie attività di cui questo intervento fa parte, e ovviamente il supporto agli enti pubblici per le funzioni amministrative in maniera ambientale. Quindi, diciamo, si supporta la parte istruttoria quando si tratta appunto di avere una parte autorizzativa per esempio per gli scarichi di un cantiere o per la via per quanto riguarda gli enti pubblici, tipicamente regioni e comuni. Per quanto riguarda le grandi opere infrastrutturali, ARPAT agisce ovviamente come controllo e vigilanza territoriale da parte dei dipartimenti provinciali, come si fa per qualsiasi altro tipo di attività produttiva, ma in più si effettua normalmente l'attività di supporto tecnico agli osservatori ambientali, diciamo in vario modo poi denominati, perché sono stati normati solo recentemente. E quindi analisi, verifica delle condizioni o prescrizioni di via, progetti, varianti, monitoraggio, gestione di eventuali emergenze, eccetera. In questo momento le principali opere in cui siamo occupati, le grandi opere in cui siamo occupati nella verifica dei supporti tecnici agli osservatori ambientali sono il nodo dell'alta velocità ferroviaria di Firenze, al momento in stand-by ma che dovrebbe ripartire a breve, e i vari tratti della terza corsia A1 da Barberino di Mugello fino a Incisa, la variante di Valico, la strada E78 Fano Grosseto, in particolare la parte tra Grosseto e Siena, e l'attività della riambientalizzazione dell'ex miniera di Santa Barbara a Caviglia Arezzo, che è un'area di oltre 1600 ettari, quindi piuttosto consistente. Esula un po' dai tipologici visti finora, che sono quelli delle infrastrutture di un'opera piuttosto importante. Allora, per quanto riguarda le principali norme, non mi risoffermo nuovamente su quelle che sono state le parti normative riguardo agli scarichi, perché comunque in tutti i casi sono state già ampiamente descritte dagli interventi di Salferi e soprattutto di ambiente. E riporto solamente uno schema principale nel 152, diciamo, riporta i punti principali dove sono sparsi un po' tutte gli articoli che interessano principalmente le questioni che riguardano le acque di cantiere. Diciamo da rilevare come quelle definizioni che hanno riportato prima correttamente il personale di ambiente e non sono contenute per quanto riguarda le acque meteoriche di lavanti all'interno della normativa nazionale, cioè nelle definizioni le acque meteoriche di lavanti non sono riportate, vengono definite invece poi nella normativa regionale a cui infatti 152 rinvia. Passo invece a dire due parole perché sono introduttive anche in parte a alcune questioni che affronterà il collega Tessitore nel successivo intervento, alla parte relativa alla valutazione di impatto ambientale, perché i cantieri di maggiori dimensioni delle grandi infrastrutture sono in genere legali, vanno generalmente a via e quindi sottoposti a via alla relativa cantierizzazione. Le principali norme che regolano la via sono quelle che vedete, che poi sono sempre ovviamente 152, e poi normativa relativa alla regione toscana e il decreto attuativo regionale. E la valutazione ambientale del progetto viene definita dal 152 e come l'elaborazione e presentazione dello studio di impatto ambientale e la valutazione e tutto il processo relativo alla valutazione dello studio e alla valutazione finale del provvedimento di via, e che comunque deve essere integrato nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.
Quali opere sono sottoposte a VIA viene definito dagli allegati 2 e 3 della parte seconda del 152, rispettivamente per competenze statali o regionali. Qualche esempio, ma l'abbiamo un po' già visti, costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, autostrade e altre vie di rapida comunicazione, nuove strade a 4 più corsie, eccetera. È prevista poi anche un'altra tipologia che è di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, cioè si tratta in due parole di progetti di cui non viene prevista in prima battuta di provvedere una valutazione di impatto ambientale, ma deve essere, diciamo, verificato se per come vengono costruite e quello che comportano necessitano di andare a VIA. Quindi viene fatta una verifica, diciamo, preliminare se questi progetti necessitano di andare a VIA o meno. E a titolo esemplificativo, per esempio, ci sono le strade urbane secondarie di interesse nazionale, alcuni porti, acquedotti e altre tipologie, di livello quindi un po' inferiore a quello precedente, ma sono tutte opere che, se la soggettabilità a VIA non va a buon fine, vanno poi a VIA. Al termine della procedura di VIA viene quindi fatto lo studio di impatto ambientale, eccetera, eccetera, viene emesso un decreto di compatibilità ambientale, che in genere contiene un certo numero di condizioni ambientali, come definite dalla normativa. Da qui ovviamente possono esserne di relativo alla gestione delle acque di cantiere, anzi, capita spesso che, insomma, alcune prescrizioni possano, ci siano diverse prescrizioni anche relative alla gestione delle acque di cantiere. La condizione ambientale è stata definita nel 2006, che ha introdotto il comma 1.4 nell'articolo 5 del 152. La condizione ambientale è una prescrizione vincolante che definisce alcuni requisiti del progetto e alcune misure previste per evitare alcuni determinati impatti negativi o eventualmente anche eventuali misure di monitoraggio che non erano state previste dal proponente. Per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni possono essere istituiti gli osservatori ambientali. Quindi questa è una cosa che è facoltativa, ma che è usata abbastanza frequentemente qua alla fine. Gli osservatori ambientali alla fine sono dei punti dei punti di confronto, poi diventano fondamentali per confrontare gli enti proponenti, gli enti di controllo e gli enti autorizzatori per quanto riguarda anche come, a volte in dettaglio, devono essere ottemperate alcune prescrizioni, a volte anche complesse da ottemperare in relazione alla tipologia di opera e col testo ambientale in cui si ritrovano. Gli osservatori ambientali, per quanto definiti nel 2017 dalla normativa, in realtà di fatto sono operativi già da tanto tempo. Il primo di cui abbiamo riferimento noi è addirittura del 95 ed è relativo all'osservatorio ambientale della tratta alta velocità Bologna-Firenze, che ormai è chiuso da tempo. E comunque sono già attivi anche su alcune opere vari osservatori attivati ben prima del 2017. Allora, c'è anche un sistema sanzionatorio relativo alle prescrizioni di VIA, per cui ci viene previsto che in cui siano accertati alcuni adempimenti o violazioni alle condizioni ambientali o prescrizioni, per dir si voglia, e si provvede a una diffida, che a seconda della gravità della cosa può essere una diffida ad adempiere, una diffida contestuale sospensione dell'attività o addirittura una revoca del provvedimento di VIA. Sono previste anche nello stesso articolo delle sanzioni pecuniarie, con sanzioni da 20.000 a 80.000 euro in caso di non osservanza delle condizioni ambientali. Ora, è dibattuto e abbiamo avuto incontri anche con il Ministero da questo punto di vista, se la diffida sia preliminare all'irrogazione della sanzione o l'irrogazione della sanzione sia in realtà un procedimento parallelo, cioè viene fatta la diffida e contestualmente
viene irrogata anche la sanzione per eventuali inottemperanza delle condizioni ambientali. È una questione che è un po' dibattuta perché, diciamo, la normativa, per come è scritta, non è, diciamo, del tutto chiara. Qui ho portato un paio di riferimenti normativi relativi al monitoraggio ambientale, ma comunque ne abbiamo parlato abbondantemente in precedenza, quindi non mi dilungo. Faccio solo presente che l'articolo 28 del 152, che è intitolato monitoraggio, in realtà non è relativo al monitoraggio ambientale in senso stretto, ma in realtà è relativo al monitoraggio del procedimento, dove infatti si parla delle questioni relative alle ottemperanze e alle prescrizioni, non tanto del monitoraggio ambientale in senso stretto. Le linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale ovviamente sono il punto di riferimento fondamentale, sono già state alimentate in precedenza e danno una serie di indicazioni per quanto riguarda anche parametri da monitorare, e modalità di monitoraggio, eccetera, che si possono andare a vedere sul sito del Ministero. E ci sono una parte di indirizzo metodologico generale, e per quanto riguarda noi, diciamo, la parte fondamentale è quella relativa all'ambiente idrico, che è stata emessa nel 2015, quindi antecedentemente comunque alle ultime modifiche al 152 del 2017. Un piccolo accenno lo faccio anche in relazione a queste linee guida relative alla gestione del venuto d'acqua e del calore geotermico delle gallerie, che sono state predisposte dal Comitato Italiano dell'Associazione Internazionale di Idrogeologi e sono in via di pubblicazione, quindi in questo momento non vi so dare gli estremi precisi, ma siccome sono completate, è una questione che sarà questione di qualche mese al più, che riguardano delle metodiche da adottare per la gestione sostenibile della risorsa idrica da vari punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista di evitare o limitare al massimo, diciamo, i drenaggi delle gallerie per non sconquassare eccessivamente l'equilibrio idrogeologico della risorsa, ma anche per come può essere gestita anche successivamente al suo drenaggio con eventuali buone pratiche. Il board degli autori è abbastanza consistente, mi sembra siano 24 in tutto, e appartengono comunque a sia enti pubblici che enti appaltanti, progettisti, imprese di costruzione e università e enti di ricerca. Cioè si è cercato un po' di mettere insieme un po' vari punti di vista per cercare di arrivare proprio a una questione che sia un pochino più prettamente operativa, perché come vedete gli università e gli enti di ricerca fanno la parte un po' dal leone, perché sono quelli che hanno più, diciamo, tempo dedicabile, si può dire, dal punto di vista statutario, intendo, a queste attività, mentre gli altri, voglio dire, lo si fa un po' più fare queste linee guida, bisogna ritagliare il tempo, diciamo, togliendolo da altre questioni, quindi ovviamente sono in numero minore, però comunque, per esempio, il punto di vista della ricerca è sicuramente molto diverso da quello dell'ente di controllo e che è molto diverso da quello dell'impresa di costruzione. Quindi si è cercato un pochino di mettere insieme questi punti di vista per cercare di capire quali potevano essere gli elementi condivisi che potevano essere messi insieme in una linea guida. In estrema sintesi, la linea guida affronta vari punti, fra cui l'importanza del risultato dell'esperienza da altre opere precedenti, metodologie per lo studio idrogeologico, per prevedere eventuali impatti idrogeologici e quindi possibili interventi mitigativi o compensativi. Nel senso mitigativi vuol dire cercare di non drenare acqua, nel caso tipico della galleria scavata sotto un ammasso roccioso, oppure non interferire con il flusso dell'acqua nel caso in cui si scavi all'interno di una, per esempio, di una pianura alluvionale. Compensativi si intende nel caso in cui la risorsa deve essere per forza drenata, allora a quel punto si dovranno trovare, per esempio, che so, fonti alternative di approvvigionamento di acquedotti che vengono impattati dall'opera. Chiaramente poi la valorizzazione delle acque drenate non sono confinabili nell'ammasso. Sintesi e tipizzazione dei prodotti chimici, in particolare per quanto riguarda
le attività di scavo con le frese TBM che hanno necessità di vari additivi con varie problematiche ovviamente dal punto di vista ambientale, il monitoraggio idrogeologico nelle varie fasi, la parte relativa a comunicazione relativa a possibili impatti anche con la popolazione, perché è una delle problematiche che poi dopo sono abbastanza importanti poi in fase di realizzazione, e poi review di alcuni aspetti. Grazie per l'attenzione, passo la parola al collega Stefano Sessitori che illustrerà il caso studio. Allora, spero si veda tutto bene, che mi sentiate altrettanto bene. Buongiorno a tutti. Come anticipato, appunto, io mi chiamo Stefano Tessitore, sono un geologo come il collega Luca Ranfagni e lavoro nel settore di Avas della direzione tecnica di ARPAT. In questa presentazione vi descrivo brevemente la gestione delle acque di un cantiere, di una grande opera autostradale, il cantiere CA05 Bello Sguardo, e descriverò la gestione delle acque, in particolare la gestione delle acque meteoriche, nella fase forse più importante di corso d'opera del cantiere. Cantiere CA05 che fa parte della tratta autostradale Barberino di Mugello Firenze Nord della 1 Milano-Napoli. E attualmente il cantiere è nella sua fase di corso d'opera finale, in parte è in atto anche, diciamo, sono in atto anche delle opere di ripristino. Alcune informazioni sul tracciato Barberino Mugello Firenze Nord: si riallaccia nella parte nord alla variante di Valico e a sud all'altra tratta autostradale Firenze Nord e Firenze Sud, entrambe già aperte da tempo. E quando saranno completati gli interventi autostradali, gli interventi progettuali, avremo una nuova carreggiata a tre corsie in più una di emergenza in direzione sud, mentre l'attuale autostrada, utilizzando le corsie nord e sud, avrà quattro corsie di marcia adattate in direzione nord. La lunghezza dell'intervento progettuale di circa 17,5 km e sta interessando due comuni, Calenzano e Barberino di Mugello, entrambi in provincia di Firenze. E gli interventi sono stati suddivisi in due lotti, lotto 0 e lotto di completamento. Il lotto 0 ha riguardato la cantierizzazione e la viabilità e i primi 3,5 km della nuova carreggiata sud, mentre il lotto di completamento è a sua volta suddiviso in un lotto 1 e un lotto 2, il primo inerente le opere in variante e non in variante degli ultimi 6 km della nuova carreggiata sud, mentre lotto 2 riguarda tuttora la variante Galleria Santa Lucia, una galleria realizzata con TBM e PB di circa 7,7 km e un'importante area di servizio Bello Sguardo. Il cantiere CA05 è stato previsto proprio per la gestione delle terre prodotte dalla Galleria Santa Lucia e per la realizzazione proprio di quest'area di servizio di Bello Sguardo. Lo vediamo zoomato, è un, diciamo, praticamente questa parte cerchiata in rosso è un'area valliva vicino a Barberino di Mugello e all'invaso di Bilancino, e è stata via via riempita dal materiale in particolare proveniente dallo scavo della Galleria Santa Lucia. Questo è l'imbocco nord, materiale trasportato con un asso trasportatore in quest'area. In quest'area qui che vi indico, che si caratterizza per dei depositi temporanei delle terre e rocce prodotte, sono delle vasche in cemento, sono 10 vasche di circa 10.000 metri cubi l'una di capacità,
e dove il terreno è stato fatto maturare e poi è caratterizzato per verificare la compatibilità ambientale rispetto a quelli che sono i parametri del DM, in questo caso sempre 161-2012, e più due altri parametri aggiuntivi, uno legato al tensio attivo anionico, presente come componente principale dello schiumogeno utilizzato per la TBM, e l'altro un test di ecotossicità, il Vibro Fischeri. Una volta appunto superato questa fase di caratterizzazione, di compatibilità, le terre sono poi state via via allocate, trattate a calcio, allocate in quest'area. Allora, come vedete, diciamo, come succede in tutti i cantieri, in particolare in quelle grandi dimensioni, abbiamo avuto un'evoluzione nel tempo che l'ha portato poi a un assetto che sarà quello che poi, diciamo, a cui mi riferirò nella gestione delle acque, che ha riguardato sostanzialmente la parte di produzione delle terre rocce a scavo, quindi dalla primavera 2017 ora alla fine di maggio di quest'anno, in cui è stato terminato lo scavo. Attualmente le vasche sono già in dismissione e già sono già in atto anche delle ulteriori trasformazioni rispetto a questo schema. E un altro elemento importante che vi evidenzio è la presenza in quest'area di un fosso, il fosso Camborsino, che è stato intubato e ricoperto dal materiale, e che in questa fase qui, non più in quella attuale, era tombato per tutto questo tratto, eccetto che nella parte finale dove era presente un presidio idraulico, di cui poi vi spiegherò, diciamo, i motivi, diciamo, della sua presenza. Allora, questo cantiere, appunto, per la gestione delle acque reflue industriali e le acque meteoriche di prima pioggia, ha una autorizzazione allo scarico, con una serie di indicazioni di prescrizioni, tra le quali diciamo, vi richiamo questa che mi sembra la più importante, riguarda l'indicazione di trattare, oltre le acque meteoriche di prima pioggia, i primi 5 mm, anche gli altri 15 mm successivi, in questo caso di seconda pioggia, quindi 20 mm complessivi da trattare, diciamo, gli impianti di depurazione prima del rilascio allo scarico autorizzato. Inoltre, in fase di via, sono state date una serie di prescrizioni, di condizioni ambientali, tra le quali la prescrizione 3.6, che richiama alla necessità di realizzare dei sistemi per controllare il trasporto solido connesso proprio alla canterizzazione e in generale alla realizzazione appunto dell'area di bello sguardo. In tal senso, a valle del Camborsino, dove è stato realizzato appunto il presidio idraulico di cui vi parlavo prima, quindi si tratta di una briglia filtro, poi ne vedremo un po' i dettagli. Inoltre, per verificare in generale non soltanto il funzionamento della briglia filtro, ma in generale l'eventuale impatto dell'interferenza dell'attività di cantiere con i corsi d'acqua, è stato previsto un monitoraggio delle acque superficiali, è previsto anche per le altre componenti, ma in questo caso riferiamoci alle acque superficiali, monitoraggio che viene svolto da SPE Ingegneria per conto di Autostrade per l'Italia. Il comitato di controllo è un osservatorio ambientale, è un organismo appunto istituito dal Ministero dell'Ambiente, verifica oltre alle prescrizioni anche l'attività di monitoraggio ambientale. Lo fa, diciamo, avvalendosi in questo caso anche dell'attività svolta sostanzialmente come supporto tecnico dai suoi componenti, e in particolare dall'agenzia, dall'ARPAT, ovviamente per le matrici di sua competenza. Oltre a queste due funzioni, quindi interne alla
legate al ruolo del comitato di controllo e alla presenza in esso appunto dell'agenzia, la ARPAT poi svolge le sue funzioni istituzionali, quindi di controllo e vigilanza e di supporto tecnico ad altri enti in procedimenti amministrativi. Ovviamente le due funzioni si parlano, collaborano insieme e quindi in un certo senso completano un'attività, tra virgolette, di controllo ambientale. Ma veniamo a quella che è la gestione delle acque nel cantiere CEA 05. Pavimental, l'impresa che sta realizzando questi lavori autostradali, ha suddiviso in settori, in aree, il cantiere e in bacini scolanti. E uno è quello che qui non ho riportato, ma è che è semplicemente quello esterno, l'area cosiddetta 2, delle acque di versante pulite che non devono diciamo entrare nell'area di cantiere. Poi abbiamo l'area 1, che è occupata dal deposito temporaneo dei rifiuti, dal piazzole di caratterizzazione delle terre rocce scavate con metodologia tradizionale, quindi non con la TBM, l'impianto lavaruote e una vasca di accumulo e rilancio V1, vasche che ritroveremo con dimensioni diverse anche negli altri settori che descriverò. Poi abbiamo l'area 3, che è quella che in parte ho già descritto, dove sono presenti le piazzole di caratterizzazione, dove è presente anche l'impianto di depurazione chimico-fisico e biologico. Poi abbiamo l'area 4, quella più grande, dove ne abbiamo già parlato, dove avviene la realizzazione di levate e la stabilizzazione a calce, e l'area 5, che è questa qua terminale, dove è presente la briglia filtro e poi sarà soggetta anch'essa alla realizzazione di rilevati e a una vasca, un V5 di rilancio delle acque. Allora, il ciclo delle acque, o meglio il convogliamento, come avviene? Il convogliamento allo scarico, comunque a valle del Camborsino o nella briglia. Avviene sostanzialmente in queste modalità che vi ho riportato qui in elenco. Le acque esterne al cantiere finiscono insieme, terminano insieme, sono convogliate insieme alle acque meteoriche successive ai 20 mm, anche se qui ho scritto acque meteoriche prima, però oggi mi riferisco ai 20 mm prescritti, sono convogliate nel sistema di drenaggio profondo, il Camborsino intubato, e da qui poi recapitano sul torrente che a valle, diciamo, nella briglia. Nelle aree 1, a 4, a 5, invece le acque, questi 20 mm, ma in alcuni casi diciamo anche un quantitativo maggiore, sono inviate, sono raccolte nelle vasche 1, 4 e V5 e da qui inviate poi agli impianti di depurazione, mentre tutti i millimetri successivi possono anche essere stoccati nelle vasche che sono, come vedremo, sovradimensionate, ma altrimenti vanno, diciamo, poi direttamente alla briglia. Poi, diciamo, invece nell'area 3, dove ci sono le piazzole di caratterizzazione, o nell'area 1, dove ci abbiamo anche appunto la piazzola di stoccaggio di rifiuti, le acque sono direttamente inviate agli impianti di depurazione. Tutte le acque accumulate nelle vasche 1, 4 e 5 devono essere inviate entro 48 ore all'impianto di depurazione. Allora, appunto vi dicevo che sono state sovradimensionate, queste sono le volumetrie delle vasche, perché in realtà poi i volumi trattati a regime sono questi, quindi decisamente minori e ricavati, tra l'altro in maniera precauzionale per due aree, in quanto è stato utilizzato un coefficiente di deflusso 1, mentre il tipo di superficie permeabile avrebbe previsto un coefficiente di deflusso 0,3. Qua ho semplicemente riportato, sono semplicemente riportate le quantità in litri secondo, metri cubi orari, che arrivano all'impianto di depurazione dalle vasche o da altre utenze, e sono circa 61 litri secondo, ora sono state poi anche potenziate, diciamo aumentate in questa fase terminale del cantiere, e comunque l'impianto di depurazione ha una potenzialità massima di 100 litri secondo. Una caratteristica importante per la peculiarità appunto anche del cantiere stesso, che ha avuto a che fare con terre con tensioattivo anionico, è la presenza di un monitoraggio in continuo di tensioattivi anionici all'uscita appunto dell'acqua depurata.
Le acque depurate possono avere due percorsi, o quello di un accumulo, di uno stoccaggio per il loro riutilizzo, per la TBM o per altre utenze dei cantieri, oppure se c'è esubero o esaurimento delle capacità chiaramente di stoccaggio, sono poi rilasciate nello scarico finale autorizzato. Qui vediamo il tratto terminale, la 5, con un particolare appunto della briglia filtro, una briglia costituita da delle gabbionate, e in tutta la sua parte, certo che in questa parte finale, di circa 65 metri, che dove le gabbionate sono impermeabilizzate con tele in PVC, per consentire cosa? Cioè per consentire nella sua parte centrale ci sia una misurazione, una registrazione in continuo del pH, del livello idrico e la presenza di una pompa che convoglia direttamente all'impianto, in maniera automatica, all'impianto di depurazione le acque quando viene superato un valore 9,5 oppure in caso di previsioni meteo avverse. È prevista anche la manutenzione sia periodica che straordinaria della briglia con asportazione di sedimento accumulato. Infine, in queste ultime diapositive vi riferisco riguardo il monitoraggio ambientale, che come detto è effettuato da SPEA e avviene sia con campagne di misura periodica sia, vedremo, con una centralina in continuo. Qui abbiamo i parametri di misura che riguardano sia le acque che i sedimenti, la frequenza di misura sostanzialmente mensile e tutte le sezioni di monitoraggio, e sono in cui prevale il criterio Montevale rispetto alla confluenza con un altro corso d'acqua o soprattutto all'interferenza possibile con un'attività di cantiere. Per tutti i parametri sono state definite delle soglie, quindi di attenzione all'allarme, si tratta di valori più cautelativi rispetto al limite di legge, in quanto normalmente più bassi e in questa maniera ci si può attivare per azioni almeno di mitigazione prima appunto che vengano superati i limiti di legge. In particolare, in collaborazione con SPEA, sono stati definiti in questa tratta, per un'altra tratta anche per i metalli, ma per questa tratta solo per gli idrocarburi, dei valori sito-specifici per i corsi d'acqua, chiamiamole soglie, ma sono valori sito-specifici, e una procedura proprio di intervento. Questo perché di fatto per i sedimenti fluviali non esiste un riferimento normativo, quindi era necessario crearlo e appunto per questo sono stati definiti i valori sito-specifici. Qui vediamo il cantiere CA5, il Camborsino, che ha questo tragitto qui e confluisce nel torrente Mulinaccia, dove sono presenti due sezioni di monitoraggio, una a monte e una a valle. E in quella di valle è presente una centralina in continuo, sempre gestita da SPEA, dove sono rilevati i parametri torbidità, conducibilità, pH, temperatura e pioggia. In particolare per la torbidità esistono due valori soglia, cioè due modalità di gestione di questo parametro. Uno è abbastanza assodato, è un valore 150 NTU che prevede un intervento almeno al superamento almeno di un'ora, una persistenza almeno di un'ora dell'intorbidamento dell'acqua, però in assenza di pioggia. Poi è in fase di sperimentazione operativa una procedura statistica che ARPAT ha sviluppato nell'ambito di un progetto CAVE, che permette di definire delle soglie dinamiche, in questo caso non una soglia, non un valore statico, soglie dinamiche di attenzione e di allerta in dipendenza della variabile, appunto indipendente delle precipitazioni. Questo perché in molti casi le precipitazioni possono mascherare un intorbidamento legato non naturale ma legato alla presenza appunto di un cantiere. Infine, in quest'ultima diapositiva vi dico qualcosa sulle soglie definite per i tensi attivi anionici sulle acque superficiali, definite a partire da un valore normativo 0,2 mg litro, che è un valore indicato nella tabella 1B, qualità delle acque idonee alla vita di pesci, salmonidi e ciprinidi,
tabella 1B dell'allegato 2, parte terza del decreto legislativo 152/2006. Abbiamo una soglia di attenzione che è il 50% del valore di allarme. Diciamo, passando dal superamento del valore di attenzione a quella di allarme, si incrementano le attività di controllo e di verifica fino a prevedere anche le interruzioni specifiche di attività. Vi ringrazio molto per l'attenzione e un saluto. Grazie. Grazie, ringrazio moltissimo i partecipanti a questa sessione, ringrazio l'ARPA, ringrazio Ambiente, ringrazio ancora il Comitato Inerzia per questa opportunità e Stefano Cicerani. Credo che abbiamo anche 5 minuti eventualmente per delle domande, io in chat non ne vedo nessuna. Datemi conferma, eventualmente avete anche possibilità di scrivere, io vi posso anche abilitare l'audio e i nostri relatori potranno rispondervi, grazie. Domande? Allora, se non ci sono domande, io direi che può concludersi la sessione relativa al webinar. Vi ringrazio. Ah, ecco, scusate. Allora, il dottor Martins scrive, in caso di intercettazione di una grande vena d'acqua in galleria, come si procede? Quindi questa, prego i relatori di guardare le proprie chat in privato perché alcuni di loro hanno scritto direttamente le domande in privato ai relatori. Quindi leggo anche Emanuele Scotti ha chiesto. Sì, e io avevo già risposto, Sara. Infatti, allora, ok, eventualmente... Emanuele Scotti aveva fatto, magari formulate la domanda e così può rispondere direttamente a Ambiente. Tamburini, se magari... Allora, praticamente come l'ho interpretata, poi magari se mi vuole parlare appunto o magari fa una domanda più specifica, io avevo capito appunto se il sistema del rating dell'Envision era applicabile per la gestione anche di matrici ambientali quali amianto. È chiaro che effettivamente il sistema di Envision è un sistema che si applica a dei progetti, ok? Poi è chiaro che essendo la matrice amianto magari fa parte di quel progetto, si possono fare dei discorsi appunto per la sostenibilità, però non è un sistema di rating che si applica o che gestisce praticamente quelle che sono le matrici ambientali, ecco, per intendersi. Quindi non so se ho dettagliato bene la domanda, ovviamente l'ho scritta molto velocemente. Però ecco, è un sistema di rating che si applica ai progetti, ok? E poi con tutte le 5 categorie che ci sono, le subcategorie, i crediti, è chiaro che si prende anche in esame alcune delle matrici ambientali, quali appunto aria, acqua, come si è fatto appunto l'esempio oggi. Però ecco, nello specifico non gestisce delle matrici ambientali. Posso provare a rispondere rapidamente a quella del dottor Martens? Allora, sì, un attimo, non so perché non riesco a abilitare l'audio di Emanuele Scotti. Non so se Emanuele Scotti, la dottoressa Tamburini, ha risposto e a rappresentare. Io sto cercando di abilitare l'audio di Emanuele. Sì, ma... ho ascoltato e... Ho ascoltato e ho recepito la... Emanuele, facciamo fatica a sentirti, quindi credo che... Tamburini, tu lo senti? No, io non lo sento, Sara. Emanuele,
Eventualmente, Emanuele, sì, ho capito che hai recepito, non so se hai bisogno di ulteriori informazioni. Ok per la risposta, perfetto. Okay, perfetto. Mi sento un po' in una vendita di promozione, cosa, insomma, chiedo scusa, perfetto. Quindi io chiedo all'ARPA di rispondere invece a Martins, sperando di abilitare Martins. Allora, dunque, la questione è abbastanza complessa sicuramente. E, diciamo che in linea di massima, nel momento in cui viene interferita una grossa vena d'acqua in galleria, queste cose qua, allora intanto si cerca di prevederle con dei sondaggi in avanzamento in maniera da non avere particolari sorprese e predisporre tutte quelle che sono le gestioni in cantieri in maniera da gestire al meglio. Gestire al meglio vuol dire anche separare la grossa venuta che è di grosse dimensioni, ma che contiene acqua pulita sostanzialmente, ipotizziamo, perché se si parla di un ammasso roccioso, in maniera che non vada a sovraccaricare l'impianto di depurazione, che quindi possa andare eventualmente. Qui c'è tutta una serie di procedure che bisogna che siano in qualche maniera concordate prima con gli enti di controllo nell'ambito del piano, eccetera, eccetera, per cui in qualche maniera le acque che vengono intercettate prima che vadano in terra, nel cantiere, in galleria, possano essere eventualmente scaricate direttamente nel recettore senza passare dall'impianto di depurazione, cioè senza diventare delle acque industriali, diciamo così. Sono acque solamente di che vengono allontanate, insomma, ecco, in qualche maniera, quindi solo di drenaggio. Prima risposta può essere questa, e poi se ne può eventualmente, si può approfondire, poi si può anche vedere un pochino se siete dei casi specifici, ma la prima risposta può essere questa. Ho provato a riattivare Marco l'audio a Martins, ok, non so se riesce a intervenire, se è chiara la risposta. Vedo però che ha ringraziato sulla chat. Perfetto, quindi la riteniamo esaustiva. Altre domande? Eventualmente se riguardate i relatori riguardino le proprie chat, oppure insomma scrivete direttamente ora nelle chat. Bene, chiedo conferma se non ci sono ulteriori informazioni. Volevo ricordare che il video di questa presentazione sarà da domani pomeriggio fino alla fine dell'anno disponibile sulla piattaforma di Rentec. Per appunto vostro utilizzo e approfondimento. Volevo condividere anche nei saluti finali la chiusura, richiamando gli indirizzi dei nostri colleghi relatori, quindi per chi ha interesse può direttamente scriverci alle mail riportate nel seguito. Grazie mille, possiamo allora ritenere chiusa la sessione. Buon proseguimento. Grazie. Arrivederci. Grazie.